spasso lo metti con un altro nome. Guarda sti coglioni. Guarda sti coglioni. Ascolta, c'è una M con una matita. Grande, il mercenario. Bellissima, ragazzi. C'è una M che devi cancellare. Ecco perché sto vedendo di aprire. Bellissimo. Io andrei a casa così. Io anche. È lì al primo cantiere che c'è. Invece uno strano. Bellissimo. Se senti una frase mica c'è da fare un articolo qua. Atto vandalico. Articolo umano è battuto e deriso. La M di merda. La M di merda, sì. Perché solo l'iniziale? Scuota e Marcellesi tentano di mettere il bavaglio alla libera informazione. Sì, perché mi sembra la matita. C'è solo la M con la matita del trucco, perché sennò però non. Però il resto lo puoi immaginare. M come merda. No, era mercenario. Però anche merda. Anche merda ci sta bene. Possiamo metterla Vidi vendetta o Vidi venduta. No, sì, infatti. Domani voglio vedere la faccia di quelli che arrivano domani mattina. Siete dei grandi, cazzo. Che cazzo è successo? Guarda, ringrazia che quelli del ristorante non ci hanno dato la panna. Esatto. Avevamo preso la panna montata e scriverti tutta la panna. Ringrazio. Oppure un po' del mio, se vuoi. Usare le chiavi dell'astice perché... Oh, raga, gli pisciamo sul corpo. Dai, oh, gli pisciamo sul corpo. Ok, chi non pisce in compagnia. Dai, gli pisciamo sul corpo. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
abbiamo anche vinto una partita nella stagione regolare, abbiamo fatto il doppio dei punti dell'anno scorso, quindi io credo che insomma c'è, dobbiamo essere soddisfatti, c'è da essere soddisfatti, e credo che questo anno di presidenza sia positivo proprio per questo motivo, insomma tutto sommato i risultati sono arrivati più dell'anno scorso, quindi insomma, va bene. Questa era la versione da regime, poi in realtà la versione vera è che vabbè, insomma, retrocedere non si poteva retrocedere e quindi non siamo retrocessi perché siamo già alla fine, quindi abbiamo fatto una vittoria in più ma anche un pareggio in meno rispetto all'anno scorso e comunque siamo sempre arrivati dove siamo arrivati l'anno scorso, cioè abbastanza indietro, quindi direi che però non è che dobbiamo dire sempre tutto, insomma, no? Se no che festa è?